Io ho preparato delle slide in modo da cercare di essere anche un po' più veloce, anche perché ho preparato una parte di sezione fotografica in modo da poter aiutare anche visivamente. Mi sono laureata a dicembre con una tesi triennale in storia, appunto dal titolo di Internati Militari Italiani nei Balcani, e ho scelto questo tema fondamentalmente per via di una memoria familiare, che è la mia memoria familiare. Mio nonno è stato un internato militare proprio nei Balcani, in particolare nei campi della Serbia. E, questo, diciamo, grosso modo è l'ossatura della mia tesi. Io ho presentato un capitolo sull'8 settembre in Italia, molto in breve ovviamente, per spiegare cosa è stato l'8 settembre in Italia e per poter capire poi cosa è stato l'8 settembre successivamente. Quindi mi sono spostata nei Balcani, nell'Egeo, spiegando quindi il problema degli ordini, che non sono arrivati gli ordini, oppure quello che è arrivato, come è stato interpretato. Ho proseguito con il capitolo sugli internati militari italiani nei Balcani, quindi la vita degli Oblag e degli Stalag, e infine il destino dei militari italiani, perché comunque ho analizzato il collaborazionismo, quindi alcune divisioni che si sono totalmente adeguate agli ordini dei tedeschi, altre divisioni che invece hanno deciso di ribellarsi, hanno deciso di unirsi ai vari gruppi partigiani locali a seconda di dove erano dislocate le varie divisioni. E infine ho fatto un appendice dove c'è la memoria di mio nonno, Dino Roman, e un ulteriore approfondimento sui campi di concentramento in Serbia, proprio per via dei luoghi dove è stato mio nonno. Parlando quindi dell'8 settembre in Italia, ovviamente lo sapete anche voi, ho analizzato praticamente cosa c'è stato dall'annuncio dell'armistizio e quindi dalla resa incondizionata dell'esercito italiano all'esercito anglo-americano. Il piano asse che è arrivato direttamente dalla Germania, quindi l'occupazione italiana, alle ore 20:30 addirittura i tedeschi erano già arrivati a mezzo cammino, avevano preso il lago di Bracciano, avevano occupato tutta la zona della parte sud di Roma. Gli ordini praticamente sono totalmente inesistenti, se ci sono la maggior parte delle divisioni nemmeno li ha ricevuti, addirittura in un libro che ho dovuto analizzare c'era una fotografia di una nota presa a mano da un generale che aveva scritto che memoria è questa, perché nessuno ha ricevuto questo documento. Per la difesa di Roma ho aggiunto, sono stati impiegati il corpo motocorazzato, la divisione Piacenza, un battaglione della divisione Re, due battaglioni della divisione Lupi di Toscana, la divisione Granatieri di Sardegna, per un totale di circa 55.000 uomini, 200 tra carri armati e mezzi cingolati e altri 10.000 tra carabinieri e PAI, che erano la Polizia Africa Italiana. Il problema di questi PAI, ovvero la Polizia Africa Italiana, era che fondamentalmente avevano collaborato con Rommel in Africa e quindi non erano molto d'accordo sul andare contro i tedeschi. I sovrani, il principe ereditario e generali e ministri abbandonano Roma, cercano di dirigersi verso Brindisi, verso sud, e infine alla mattina proprio del 9 di settembre il capitano Schacht e il tenente colonnello Giaccone pongono fine alle ostilità. Roma diventa città aperta e per 9 mesi resta sotto il controllo di Kesselring. Quindi questo, diciamo, è un po' la panoramica per quanto riguarda l'Italia da parte rapida. L'8 settembre nei Balcani e nell'Egeo è molto più complicato, appunto per via di questi ordini che non sono comunque arrivati. Ho segnato tra Balcani, Grecia ed Egeo si trovano circa 35 divisioni e varie brigate per un totale di circa 650.000 militari italiani. Le truppe italiane in Albania dipendono dal gruppo armate Est, che era detto appunto dal generale Nosi, aveva circa 6 divisioni e 130.000 uomini. Di questi almeno 12.000 erano proprio albanesi ed erano all'interno dell'esercito italiano. Poi ci sono le truppe tra Slovenia, Croazia, Dalmazia, Erzegovina e Montenegro per un totale di 305.000 uomini. In Grecia continentale in 29 isole, perché in realtà Creta è completamente sotto il controllo tedesco, quindi non rientra in queste isole dove ci sono gli italiani.
italiani e ci sono circa 235.000 militari italiani. Tutti corrispondono al Comando Superiore delle Geo con a capo il generale Vecchiarelli, che è in collaborazione con il generale Leur, perché soprattutto a Rodi, e mi riferisco a Rodi poiché mio nonno è stato catturato a Rodi, c'era la componente motocorazzata dei Rodos che stava proprio in collaborazione con l'esercito italiano fino al prima dell'8 settembre. Quindi entro la fine del gennaio il numero dei militari italiani disarmati è un numero compreso tra i 607.000 e 1.700.000. Non è chiaro perché comunque i numeri, poi se lo si vedrà meglio in un'altra diapositiva che ho messo, sono molto contrastanti perché in realtà non si hanno dei dati certi né da una parte né dall'altra. Quindi infine l'8 settembre abbiamo circa 197.000 militari che scappano, alcuni si uniscono ai partigiani locali, 186.000 che in varie fasi ovviamente aderiscono alla RSI oppure collaborano direttamente con la Wehrmacht o con l'SS e infine 750.000 sono circa i militari internati nei campi. Questo appunto è diciamo, quella relativa ai numeri, infatti una stima esatta non esiste, addirittura i campi comunque tedeschi come Jodl e Keitel avevano delle cifre completamente contrastanti. Jodl parla di 547.000 militari mentre Keitel di più di 750. La stima italiana guerra finita parla di 725.000, però poi non sono stati fatti ulteriori studi. Soltanto Schreiber nel 1992 ha condotto degli studi in cui parla di almeno 809.000 e quindi si vede che ovviamente le cifre non corrispondono. Nel novembre del 1943 la RSI ha istituito il SAI, che è il Servizio Assistenza Internati Italiani, che in realtà comprende i campi del Reich, ma non comprende, non comprende i Balcani. Quindi io l'ho messo nella mia tesi perché ovviamente è una cosa che comunque la RSI ha tentato di organizzare, però la zona dei Balcani non rientra assolutamente sotto il servizio assistenza. E nemmeno il SAI ha una stima precisa, perché il numero oscilla da un minimo di 250.000 a un massimo di 600, quindi vedete che i numeri non corrispondono, appunto, come dicevo prima. Appunto il SAI ha la possibilità di visitare i lager, di inviare materiali assistenziali e di protestare per le condizioni in cui versano i militari italiani. In alcuni casi sono stati registrati un numero compreso tra 5.000 e 10.000 persone che internati che per le condizioni sono stati rimpatriati in Italia, però si parla comunque di cifre molto irrisorie. Un altro dato, nel 1944 i militari italiani ancora nei Balcani sono circa 83.000, però questo è un numero appunto sempre un po' non chiaro comunque. Poi ho fatto la divisione dei campi, quindi Stalag, Oflag, Gulag e Straflag. Lo Stalag è campo per sottufficiali, graduati e soldati, l'Oflag è campo per gli ufficiali, Gulag è campo di transito e lo Straflag è campo di punizione. Ho messo le varie divisioni perché appunto sottufficiali, graduati e ufficiali comunque avevano tutti un trattamento diverso a seconda appunto se si era ufficiali o meno, perché ad esempio gli ufficiali fino al 1944 non sono stati utilizzati per i lavori coatti, invece dal 1944 c'è stato un ulteriore cambio di status per cui anche gli ufficiali sono stati costretti ai lavori forzati. Appunto IMI, la definizione, è un nuovo status giuridico che nasce da subito proprio dal 20 settembre del 1943 all'indomani proprio dell'armistizio, creato appositamente per i militari italiani. Non rientrano nelle categorie protette dalla Convenzione di Ginevra del 29, per cui non ricevono assistenza ad esempio dalla Croce Rossa Internazionale, sono utilizzati come lavoratori coatti nell'industria bellica e appunto anche dal 44 anche gli ufficiali dovranno lavorare. Nel luglio del 44 abbiamo un ulteriore cambiamento di status per cui diventano lavoratori civili e passano direttamente sotto il controllo della Gestapo, prima erano sotto il controllo della Wehrmacht. Però appunto questo nuovo status non comprende gli IMI dei Balcani, perché in realtà nei Balcani non si aveva notizia di quasi nulla di tutto questo, per cui in realtà neanche sapevano di essere IMI, cioè l'hanno scoperto comunque dopo, quindi c'è tutta una cosa. In quest'altro capitolo, il destino dei militari italiani nei Balcani, ho analizzato i casi di collaborazionismo.
per cui l'89esima legione, che era dislocata a Spalato, passa in blocco ai tedeschi, si parla di almeno 1500 uomini. La 24esima legione e la 201esima compagnia, entrambe dislocate a Rodi, passano alla brigata Rodos. La nona armata, dislocata a Durazzo, e la divisione Brennero, che stava sempre nella zona di Durazzo, passano anche loro, così come il 4° e l'11° reggimento bersaglieri della divisione Zara, che erano dislocati nel territorio di Zara, Sebenico e Knin, per cui lasciano totalmente quella parte sotto bombardamento, vengono presi dai tedeschi direttamente. Poi ho analizzato invece i militari italiani nelle divisioni partigiane, facendo riferimento al diario dell'ufficiale Parmeggiani, che faceva parte della nona compagnia del 25esimo reggimento fanteria, e praticamente hanno deciso, mentre i loro superiori avevano deciso di lasciare le armi, praticamente quindi arrendersi ai tedeschi, Parmeggiani con un gruppo si è rifiutato ed è entrato in contatto con i partigiani locali, hanno creato la compagnia italiana, che poi è diventata nota con il nome di Battaglione Matteotti, che è confluita successivamente nella divisione Garibaldi, hanno preso parte alla battaglia di Belgrado dell'ottobre del 44 e alla liberazione di Zagabria del 9 maggio del 45. Però la divisione Garibaldi ha anche dei lati di ombra, perché ad esempio ci sono stati dei processi sommari, delle esecuzioni, ho segnato ad esempio il caso di Stuparelli, del capitano Caroti, del carabiniere Valenti e di altri ancora. Poi ho analizzato altri campi, ci sono dei campi in Romania, il campo di Gudi, che era un campo di transito nella zona di Atene, in Turchia ce ne sono stati almeno tre, almeno quelli che sono riuscita a trovare, che sono Isparta, Tefeni e Beyseir. Beyseir in realtà però era per i militari, cioè i non traditori dell'alleanza, quindi era per i fascisti che erano stati internati. Velocemente, la memoria di Dino Roman faceva parte dell'artiglieria contraerea sbarco, arruolato nel maggio del 42, destinato a Rodi. Raggiunge la postazione sul Monte Filerimus, praticamente arrivando con l'8 settembre, i reparti corazzati italiani hanno occupato subito Manizza, che era l'aeroporto che dovevano difendere. Gli Stukas bombardavano, i carri armati sono arrivati praticamente nella Bastida, che era il villaggio sottostante. L'11 settembre arriva l'ordine della capitolazione, perché fino a quel momento non si sapeva esattamente cosa, cioè gli ordini quali erano comunque. Il superiore si rifiuta di consegnare le armi e quindi continuano a combattere, però ovviamente sono costretti alla resa. Il 9 gennaio del 44 arriva il Pireo e il viaggio prosegue appunto per tutta la Serbia, trasferimento a Niš. Niš era un campo di transito, poi Paracin e infine alla gara di Bagdad. Ulteriori trasferimenti sempre nella zona di Belgrado, arriva alla Nersenjak, dove resta fino all'ottobre del 44. Appunto, ottobre del 44 c'è stata la battaglia di Belgrado, per cui il lager è stato evacuato. Sono stati costretti in questa zona ai lavori forzati per il rafforzamento delle linee ferroviarie a Belgrado-Atene. E poi ho segnato le razioni, una pagnotta di pane da circa un chilo da dividere in 6 persone, 250 grammi di margherina da dividere in 19. Questa era una cosa interessante: al venerdì le guardie del campo partecipavano a una cerimonia, a una specie di processione, per cui chi se la sentiva scappava dal campo. Mio nonno un paio di volte ha sgattaiolato fuori, è riuscito a prendersi anche dei conigli, in modo da mangiare ovviamente la carne e conciare la pelle per sopravvivere durante l'inverno dei Balcani. Il 12 di ottobre del 44 i sovietici sono al confine con l'Ungheria, il 16 di ottobre si combatte a Belgrado, appunto il trasferimento, quindi attraverso la Croazia, si arriva a Wiener Neustadt, Baden e Bayrien e infine nella zona di Vienna, all'incirca il 23 di gennaio del 45. Il 14 di aprile sono liberati dai russi, in treno vengono riportati a Budapest, perché la destinazione era Odessa.
però appena sceso dal treno è tornato nella direzione opposta, ha fatto un treno verso Graz. Quindi è stato rimpatriato con mezzi americani, passando da Innsbruck, Pescantina e Merone, arrivando infine alla stazione centrale di Milano il 28 di agosto del 1945. Un'altra cosa, che è proprio l'ultima, che era interessante di questa storia, lui e i suoi compagni che sono tornati alla stazione centrale di Milano, mio nonno deve raggiungere via Padova dove abitava, e il tranviere vuole i soldi del biglietto, ma ovviamente loro non hanno soldi, e quindi c'è una signora che si alza e paga per tutti i biglietti, per il biglietto per tutti quanti. Ho segnato che il padre era ricoverato a Garbagnate per la silicosi, muore poi nel gennaio, e a casa ci sono la madre, il fratellino e la sorellina. Poi ho messo delle date di nascita e di morte. E infine, velocemente, sono delle fotografie, così almeno avete un attimo un'idea. Queste sono le immagini proprio di Rodi. Qui era sul monte dell'Erimus, ad esempio. Qui si vede, mio nonno aveva segnato con la, aveva fatto una freccettina per indicare dove era. Qui sono attimi di svago, comunque sono giovani, avevano 20 anni, che giocavano, mio nonno aveva il banjo, suonava, quindi sono anche ancora attimi tranquilli questi. Qui sul fortino di Marizza si vede il cannone. E queste invece sono le foto dell'interramento del campo di Bagdan nel 1944. E si vede l'avviamento e i lavori forzati. E questa è la medaglia d'onore ricevuta in seguito alla legge del 27 dicembre del 2006, la medaglia che è arrivata postuma perché ormai mio nonno era morto. E infine, queste sempre sono fotografie velocemente, sono alcune indicazioni dei campi nei Balcani, proprio perché non sono conosciuti. E quindi si vede benissimo che in queste zone in realtà erano piene di campi. Però non sono analizzati, non sono studiati. Questo ad esempio è il campo di Jasenovac in Croazia, conosciuta anche come l'Auschwitz dei Balcani, piuttosto che come il campo del Vaticano, perché uno dei capi direttori di Jasenovac era un francescano. I campi di Banica e di Niš, questi sono in Serbia. E questi sono alcuni internati a Sajmište nella zona di Belgrado. Beh, in realtà Sajmište è nota perché sono stati internati soprattutto per partigiani ed ebrei nella zona di Belgrado. Ancora Sajmište e Rab, la piazza dell'Appello in Croazia. E più o meno per la terra.